Bentornati amici di Obiettivo News, dopo questa piccola parentesi di pausa estiva ad una nuova puntata di 2-4 ruote passione motori. Continuiamo a parlare di motori e continuiamo a parlare di due ruote, lo facciamo questa volta con un mio graditissimo ospite, Davide Ansaldi, benvenuto. Ciao, grazie mille. Tu Davide vieni da San Michele di Mondovì. Sì, e hai un passato sia come pilota in pista che in salita e una passione smisurata per le road race. Eh sì, effettivamente sì. Se vuoi raccontarci come è nata questa tua passione per le due ruote? Già da bambino praticamente, sempre tirato sulle motorette piccoline, poi vai avanti e via, mi piace proprio. E hai preso parte anche delle gare sia in salita, le vecchie in salita, trofei della montagna. Esatto, ho cominciato nel 93 a 14 anni con le corse in salita, con la Freglia 125, poi San Passetti 250, al 600 a 16 anni e via, Open con il Gamma 500, Suzuki, cioè tutta roba abbastanza violenta. E gare in pista, sì, motestate, qualche trofeo, sì, la Sport Production anche 2 anni e sono stati anni importanti. Sì, no, beh, non era un fenomeno, quindi c'è uno va, ti diverti per la tua esperienza e via, se esce qualcosa di buono era bene, se no venivi via, l'importante era essere lì, ecco. Poi nel 2003 purtroppo un grave incidente ti ha visto coinvolto. Sì, 2003 incidente con un Harley Davidson, cioè neanche a raccontare, sembra una barzelletta, e una signora contromano mi ha centrato e diciamo che mi ha cambiato un pochettino le carte in regola. Quindi la tua vita cambia? Sì, cambia radicalmente, però dai, adesso siamo ancora qua a contarla. Quindi hai avuto parecchi problemi, anche comunque una degenza ospedaliera non indifferente, dei problemi abbastanza gravi, però sì. non ti hanno tolto la... No, perché alla fine ti resta. La passione e la voglia, sì, certo. No, perché non è comunque da... Ma tanto hai due opzioni, cioè o stai di lamentarti o cambi, cioè volti pagina e dici boh, cosa facciamo? Se andiamo avanti e voi dietro non si guarda, cerchi di andare avanti, diciamo, ecco. E quindi tu hai una protesi alla gamba sinistra? Sì. E nonostante questo, dopo sei comunque riuscito a ritornare in sella? Sì, certo, di quello. Sì, un po' di modifiche, mi sono messo lì, fatte in casa, studiate un po' artigianali, però ho visto che la cosa poteva funzionare, da lì poi ci siamo migliorati. Sì, certo, può essere anche un esempio per chi purtroppo incappa in questi incidenti. Diciamo che lì sta dalla persona a persona, cioè se stai solo lì a lamentarti a fare non fai nulla. Invece boh, vai avanti, che ormai la tecnologia ci progredisce, quindi siamo già abbastanza avanti come cose. Quindi ti sei programmato un cambio elettronico? Neanche, a manuale, proprio a pedale, mi è rimasto il primo esperimento è rimasto inverso, da lì ho visto che funzionava bene, poi l'abbiamo migliorato, tutto fatto in casa con roba di recupero e via. Poi piano piano abbiamo perfezionato un po' l'opera, diciamo, ecco. Quindi sei riuscito a... Sì, a ritornare diciamo, a guidare diciamo, normalmente, ecco. Infatti l'incidente non si ferma, grazie a questa tecnologia hai iniziato a competere con quelle che sono le road race in Irlanda. Sì, esatto, Irlanda, Inghilterra, Isola di Man, per quelle gare che sono qualcosa di affascinante, di bellissimo. Cos'è che ti piace di queste? L'ambiente, a parte che io già da bambino, dico, io guardavo le cassette del TT che avevo 11 anni, 12 anni, cioè non è una cosa che ti viene diciamo di moda o che non... Ultimamente semmai si parla su più di TT, sì. TT, vabbè ci sono anche, c'è anche il resto, però... TT diciamo, è quella più famosa, però c'è tutto un mondo. E tutto il mondo dietro, comunque le gare minori, le National Road Race, cioè proprio come ambiente è una cosa che è di una bellezza, sempre tornare indietro negli anni 60-70, cioè proprio il paddock nei prati, col fango, c'è la gente, cioè, ma di una cosa veramente proprio bellissima. Anche una cultura che hanno loro, forse, più sì. Che dalle nostre parti. Sì, no, su di là proprio un altro mondo che perché vedi il vecchietto di 80 anni col nipotino, c'è cioè le famiglie vengono lì, ma è bellissima, una cosa proprio bella, sì. E quindi tu parti con il tuo furgone alla volta dell'Irlanda e vivi un'avventura. Eh sì, diciamo che va, grazie anche a Piero Ortalde, che lo ringrazio tantissimo perché comunque non sapendo dove andarsi a appoggiare. Ho fatto un po' di ricerca, ho trovato questo signore qua, si è messo in questo, poi ci hanno diventati anche amici e tutto, gli ho chiesto dei consigli e mi fa guarda, quelle gare lì sono un po' particolari, ora abbiamo deciso di partecipare con una moto piccolina.
Kawasaki 400, certo, da fare un po' di esperienza, certo, da capire un po'. Effettivamente ne valeva la pena, sì, aveva perfettamente ragione. E quindi tu partivi per 6 mesi all'anno e vivevi proprio lì, sul posto? Sì, no, io vivo sul mio furgone, me lo sono costruito da zero a casa, con mio papà mi ha dato una mano, via, metà per vivere, metà dietro con l'officina, con la moto dietro, compra solo la roba per fare tutto e poi stavo su, facevo l'avventura e va. E hai trovato anche tante persone che tutti gli anni poi... Sì, beh, lì è una cosa che conosci delle persone favolose, cioè proprio hanno un cuore che è eccezionale. Se ti possono aiutare ti aiutano, anche se l'inglese non lo capivo proprio per niente, però piano piano ho imparato anche quello. Eh beh, certo, lì. Però è stato ancora, adesso siamo in contatto e dico, la cosa è bellissima, diciamo, ecco. Sì, vivere proprio, vivere la pista, no, però vivere il paddock, vivere l'esperienza... Nuda e cruda, diciamo. Eh sì, anche perché tipo lì, magari stavo il furgone parcheggiato in area di servizio nell'asta, perché la base più o meno ce l'avevo lì, allora poi arrivano magari i contadini la sera o i piloti magari che erano lì, venivano a portarti il caffè, a fare due paro, cioè sembra cose di altri tempi. Sì, come capitava anche nelle gare in salita. Esatto, le prime che mi ricordo erano proprio, c'era un ambiente che era bellissimo, adesso ormai passo il giro, quindi non so come dire. Sì, no, l'ambiente è rimasto quello. Meno male, quello è fondamentale. Purtroppo ci sono meno gare rispetto a una volta che qua in Piemonte ce n'erano. Era ricchissimo di gare. Sì, sì, anche bello tutto. Quindi l'Irlanda, l'Ulster. L'Ulster Grand Prix, sì, sì, ma poi ho fatto anche l'Inghilterra, la Scarborough, la Coke of the North, e in tre circuiti cittadini, tra virgolette, proprio che nessuno riconosce, però via, abbastanza carino com'è. Quindi lì li organizzano proprio come fosse una gara in tutta non. E lì praticamente ci vuole Scarborough, cosa c'è di bello, che è un parco praticamente naturale, una strada, e poi chiudono le strade il giorno delle corse, però è bellissimo, passi in mezzo agli alberi e tutto, è una cosa veramente incredibile. Sì, ovviamente anche come il Tourist Trophy o il Man Grand Prix, cioè ti puoi trovare il marciapiede, lì fa parte del gioco, diciamo che è così. Invece nelle National la cosa, la prima volta che l'ho vista di persona sono rimasto... detto no, non è possibile, cioè tutti i trattori che giravano il fango per terra e tutto, no, ma vabbè, eppure fino al venerdì, poi a venerdì è finito tutto, si fa le prove, si fa tutto, eppure così, è normalissimo. Sì, quindi si parla tanto sempre di condizioni della pista. No, lì, ma lì pure vedi sta gente che va come dei matti, cioè una cosa, matti neanche tanto, ma lì sono abbastanza centrati, e i Marshall che sono uno spettacolo da riandare. Sono tutti ex piloti con moto stradalissime che vedi delle cose e dici, è così. Sono pochi purtroppo gli italiani che partecipano a queste... Italiani, ce l'avamo io, Cecconi, Dario, anche lui che poverino, sì, è morto in incidente, dico, lui è anche appassionatissimo, anche lui partiva col suo furgone, cioè, infatti ci siamo conosciuti prima dei traghetti, esatto. E diversamente il Corse National non ce n'è, a parte il TT e la Northwest, sì, va bene. E anche il TT sono per solo con voi. C'è Bonetti, Curinga, tanto di cappello che li saluto tantissimo, che hanno fatto delle corse, cioè, favolose. E c'è anche tanta gente, poi un altro italiano che c'è Bottali, come sempre, che non lo conosco, però so che va fortissimo. Totti, che siamo tanti amici, anche lui è andato veramente forte. E vabbè, Marco Pagacci, che anche lui ci ha dato del grammatico, ovviamente. Diciamo che comunque siete pochi che avete avuto la pazzia. Andare a fare queste... Ci sta, dai. Sì, di competizioni che sono un po' fuori dall'ordinario. Ah sì, ormai tanto tutto, adesso è diventato tutto professionale, tutto estremamente schiacciato, c'è una cosa veramente... Qual è la differenza tra correre in pista e fare le road race? Domanda che ho già fatto sia a Bozzani che a Totti, quindi... Pista comunque, vabbè, gli spazi che sono immensi, veramente quando sono uscito da Imola 2017 mi sono sentito proprio perso, perché no, ma non lo voglio, e non capisci più niente. Sì, poi vie di fuga, infatti sono caduto anche a Imola, cioè per amore, però dici tranquillo, dici invece là non puoi sbagliare niente, cioè devi essere veramente conscio di quello che stai facendo. Tutto calcolato al centimetro. Eh sì, comunque l'imprevisto c'è, però se tutto va bene, segno che sei fortunato. Sì, poi sono purtroppo passate l'onore della cronaca queste gare, specialmente il TT, purtroppo per gli incidenti. Ma quello fa parte del rischio, cioè del rischio proprio del... Cioè chi va a fare queste gare sa già che potrebbe incappare. Esatto, poi non è che uno va con l'idea di farsi del male, vai, cioè devi finire tutto giusto, poi signore il destino, se ti arrivi fino lì vuol dire che arriverà fino lì, basta. Sì, poi magari avere anche, come diceva Tommaso, avere consapevolezza delle proprie capacità. Esatto. Fare un passo indietro. Quello sì, perché lì non si scherza, lì veramente, cioè non è che dici vedi i primi McGuinness, no,
tu vai lì, fai la tua gara, l'importante è arrivi in fondo e sei già arrivato in fondo, diciamo. Sì, quindi avere anche una coscienza di quello che decisamente le proprie possibilità. Sì, capacità, anche perché comunque alla fine c'è poi il mezzo, ci sono tanti fattori che, però diciamo che avere la consapevolezza è già una grande cosa. E nel 2014 sei stato premiato anche, no, quando è che sei stato premiato? Nel 2013? 2013, sì, all'Ulster Grand Prix, con il grandissimo premio che l'ha dato uno ogni tanto, non solo l'ultimo, mi stava con Orcamis, mi sembra. Ma lì soddisfazione, proprio... E stavi già andando via? No, lì era ancora, sì, 2013, ho fatto ancora un anno, però ti dico, bellissimo. E 500 sterline, che voi ragazzi, erano tanta roba. E un premio per cosa? Lo Spirit of the Alps sarebbe praticamente il trofeo che incarna praticamente il road race, cioè il vero spirito. Esatto, sì. E quindi un bel riconoscimento. Sì, non ho soddisfazione, poi gente stupenda, proprio gli irlandesi in generale sono favolosi. Sì, sono proprio persone sì, che non si direbbe, perché magari essendo dell'Europa del Nord uno pensa... Beh, vabbè, poi ci sono le due fazioni, ci sono quelle del Nord e quelle del Sud, ci sono un po', diciamo, un po'... Ecco, e anche a livello di turismo, loro vedono comunque queste gare come una potenzialità per poter sfruttare. Sì, effettivamente, comunque anche i paesini, i pub e tutto, cioè, si riempiono quelle giornate lì. Poi gente ce n'è tantissimo a vedere. Sì, comunque sono molto, molto partecipati anche a livello di pubblico. Pubblico ce n'è sempre veramente tanto, sì. Anche al TT, anche raccontava Piero Ortalda, cioè si mobilita praticamente. Sì, il TT è diventato una cosa veramente spettacolare, c'è proprio un movimento di gente, ma meno male, se no anche l'isola alla fine vive di quello. Sì, appunto. Da aprile fino a fine settembre prima vive solo di quello, tra la Southern, le corse della JMB Elfie, del Mass Grand Prix, il TT, e vivono di quello, è veramente bello, sì. Sì, hanno proprio magari anche più la tradizione. Sì, perché tutto quello, io ho visitato l'isola a ottobre con mio papà qualche anno fa, ma c'è proprio deserto totale, cioè non c'è nulla, è proprio una tristezza che... Sì, hanno trovato il modo per riuscire a... Sì, per portare avanti, diciamo, questo. Esatto. Tu adesso non stai a livello competitivo? No, sono fermo, anche perché ho aperto un'attività e tutto, però diciamo che ogni tanto c'è quella cenere sotto che viene fuori, c'è... Ma dico, poi cambi con l'età, cambi mentalità. Sì. Non vai più per dire, però voglio fare il risultato, no, vai, cioè dici, riesco a farmi la mia gara, la finisco, per me sarebbe già una grande cosa. Non si sa mai dire mai. No, guarda, se tu... Ma non diciamo niente, allora proviamo, teniamo duro. Anche perché comunque, come tutti gli sport a motore, hanno dei costi non indifferenti. Sì, beh, i costi sono comunque, mi sono sempre aggiustato da solo, non avevo né sponsor né niente, cioè ho fatto dei numeri per andare su che era veramente assurdo, ho venduto la macchina, ho venduto il trattore a mio papà, cioè ho fatto delle cose, cioè proprio senza cuore, però ti dico, merita, ma arrivi a un certo punto che comunque, cioè quando vedi che più o meno, cioè ti difendi anche, negli ultimi anni cioè, mi difendevo, poi comunque c'è, cioè, ragazzi, i motori, le gomme, il cerebro, dei punti che non è, avevo delle gomme talmente lisce che all'Ulster Grand Prix, ti racconto questa qua, nel 2014, l'ultima gara, arriva Daley Madison, che poi è deceduto anche lui, poveraccio. Il papà mi guarda e fa, ma con quelle gomme lì, dite, guarda, non riesco a cambiare, perché ho ancora da farmi la corsa domenica prossima, e poi, no, tu non fai niente, io lo so, però, allora è andato nel furgone, mi ha dato due posteriori, due gomme nuove, anteriori, nuove zecche della Michelin, che era, no, guarda, cioè, pensa a te che livello, c'è, cioè, una cosa, sì, qua se posso, ti tolgo ancora il cerchio di sera. Giusto, te le prendono. Esatto, quindi ci vedi proprio che c'è veramente una cosa spettacolare. Sì, anche a livello umano. Sì, non umanamente, ti dico, ma lassù non è nessun problema. Sì, che poi quello che dovrebbe essere lo spirito delle corse motociclistiche, che lega comunque il motore, è anche uno spirito, cioè diciamocela, dovrebbe essere diversa, anche la sportività è diversa da quella del calcio, no? Sì, ma ti dico, per citare uno sport a caso, ora prenderò l'ira, ci sta, ma non c'è importa, problema. L'ho sempre detto e lo continuerò a sostenere che... Lì è così, cioè, tanto fa parlare con Michael Dallo, cioè, sono tutta gente, c'è veramente di un'umiltà, che è qualcosa di incredibile. Ma invece ormai sono diventati dei punti che, ragazzi, cioè, mamma, cosa assurda, vedi? E che purtroppo si sta inculcando anche nei giovani,
Tantissimo, tantissimo. Ancora peggio. Sì, no, peggioriamo, perché vedi anche già solo dei livelli con queste motorette da 10 cavalli, ok, ma vedi, cioè, noi facciamo un trofeo con queste pitbagli, ma vedi delle cose lì, ma non le inserisco. Cioè, ma è assurdo. Ma cose, ma si prendeva la sberma, ma delle discussioni, ma stiamo scherzando, cioè, ragazzi. Sì, dovrebbe essere appunto uno sport con uno spirito diverso. Decisamente, sì. Che purtroppo ogni tanto... qua si sta scomparendo, piano piano scomparisce tutto. Purtroppo speriamo che ci siano altri piloti che... Meno male, dov'è che c'è Bonetti, sì. Che non abbandonano questa tipologia di... Ma tanto più o meno siamo dell'età, siamo lì, quindi penso che finché riusciamo a stare sulla sella, cioè, meno male, qualche sistema si va. Anche con le moto vecchie classiche, basta essere lì poi. Sì, basta... È assurdo, perché poi magari da giovane credici, magari vedi sti vecchietti, e solo ma guarda questo qua, è piuttosto andare lì. E poi non te ne rendi conto e ti trovi dentro. Anche tu quel momento lì. È sempre incredibile. Ti guardi indietro, sono passati 20-30 anni. Ed adesso siamo qua. Allora l'importante è stare lì, stare nel tuo giro, fare le tue corse, cosa riesci a fare. Sì, diciamo, questa è la vera passione. Sì, quello sì, perché tanto alla fine, cioè, cosa vogliamo fare? Non è che, cioè, di Valentino Rossi ne esce uno su 1 milione, quindi ci dico, è finita lì. Sì, per forza, uno lo deve fare perché è una cosa che gli piace. Esatto, lo fai per te stesso, non per, dico, anch'io come social, che non ci sono da nessuna parte, mi sono tutto da perché sono veramente stupido. Cioè, è una cosa che ormai tutto devi far vedere cosa fai, cosa non fai, cioè, ma basta, cioè, veramente. Sì, poi diciamo che anche con il progredire della tecnologia, anche a livello mediatico e di social, sì. Tanto ci fa, ma anche qua in Italia è una mentalità completamente diversa. Cioè, per dirti, con la storia della gamba, va bene, ok, buon, ce la provo, ti guido lo stesso. Invece qua ne fanno una questione di, mamma mia. Lassù invece questo livello che nessuno c'è, non ti considerano, non te lo cioè, va benissimo, cioè, Robert McCrumbly vince con una gamba sola, dico, con le classi lì, ma fa spavento come va fuori questo ragazzo. Anzi, è giusto così, perché non deve essere un'invalidità a portare via, a togliere la speranza di poter... No, ma poi va bene, ce l'ho, il problema è un video diverso, cioè, ma non è perché sono senza una gamba, cioè, vado più piano più fuori, cioè, il mio limite, basta, buon finta lì. E è bello che ti combatti, ti prendi a sportellate, fai, quando scendi giù... Sì, sono tutti uguali, quindi c'è un problema di inclusione totale. Sì, poi anche Chris Mitchell mi sembra che corre il Grand Prix senza un braccio, ma fa delle medie di 102, cioè, ma ragazzi, ma... Quindi, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, non è che... Sì. Il discorso è quello. Certo, se uno va. Ma poi ci metti il cuore, la passione, poi cosa viene? Viene il risultato buono, perfetto, non viene, ma va bene lo stesso. Tu nel 2014 hai fatto il settimo assoluto con la Yamaha R6. Sì, esatto, che ho 3 gare le ho perse, perché una non l'ho fatta, siamo ucciso un mio amico, l'altra ha avuto un problema elettronica, però tutto sommato va benissimo così. Sì. Non recriminiamo nulla. No, certo, poi rimane comunque il ricordo di un'avventura. Sì, quello sì. Ricordo quello non svariana mai, perché comunque c'è... Sì, sono poi delle cose totalmente diverse da quelle che si vivono quotidianamente. Purtroppo quindi, sì. Ovviamente il ricordo rimane più... È sempre vivo, come si dice, ecco. Certo. Speriamo che non rimanga solo un ricordo e che in un futuro... Ma chi lo sa, ma anche solo 2 o 3 gare, ma a me basterebbero anche 2 o 3 gare, mica sì. Vai su, vai col furgone, vai, vieni, ma va bene, si può anche fare. Non mettiamo limite alla provvidenza. Non si sa mai. Noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, di aver accettato il nostro invito, e in bocca al lupo. Grazie mille, grazie. Per quel che sarà. E speriamo, dai. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci su Obiettivo News, su ONTV Web e su tutti i nostri canali social. Torniamo presto con un'altra puntata di 2-4 ruote e passioni motori.